determina il raggio della circonferenza circoscritta al triangolo ABC, sapendo che AB è uguale a 40 cm e che il coseno dell'angolo ACB è pari a 12 tredicesimi. Disegniamo la solita circonferenza, lo ricordo, sono problemi riguardanti il teorema della corda. Allora, disegniamo questo triangolo, ovviamente circonferenza circoscritta al triangolo vuol dire che il triangolo è inscritto, quindi disegniamoci questo triangolo ABC di cui ci danno, supponiamo che questo sia il triangolo, questo è C, questo è AB, ci dicono che AB misura, mi sembra 40, sì, 40 centimetri. Dice, ma chi lo sta chiedendo? No, non me lo ricordavo. E poi ci dicono, ci chiedono il raggio, quindi se questo è, eccolo, R, che è questo qui, per esempio, o D. E poi però ci dicono anche che il coseno, se non mi sbaglio, di ACB è uguale a 12 tredicesimi. Vediamo se ho una buona memoria. Dice, l'hai appena letto. Eccolo qua. Coseno di ACB, eccolo, questo qua. Dunque, attenzione. Non ci danno informazioni su nient'altro. Vabbè, ma questo è uno specchietto per le allodole, insomma, non niente di... Non ci dobbiamo spaventare il triangolo. Allora, ci danno AB, che è un lato del triangolo, che è sicuramente una corda, così come una corda anche AC è una corda anche AB, anche BC, visto che non ci dicono, non ci danno indicazioni diverse. Se AB è la corda, e guardate, l'angolo ACB è sicuramente un angolo che ha la circonferenza, eccolo, e che insiste sulla corda B, possiamo sicuramente applicare il teorema della corda, dicendo che in un qualsiasi circonferenza di centro O, il raggio OD uguale R, AB è uguale a due volte OD, ovvero due volte R, seno di, sto scrivendo coseno, per il seno dell'angolo alla circonferenza insistente sulla corda. Stiamo ancora facendo problemi facili, giusto per farvi capire un po' come funzionano le cose, altrimenti poi quando faremo problemi più difficili, vedrete che alla fine poi l'applicazione è sempre la stessa. Allora, dunque noi non conosciamo il seno di ACB, ma conosciamo il coseno. Ovviamente, sempre applicando la prima relazione fondamentale della trigonometria, secondo cui il seno di ACB è la radice quadrata di 1 meno cos quadro di ACB, quindi 1, abbiamo già visto questo, 1 meno 144, 169, se fate i conti, quindi è radice di 25, 169esimo, cioè, ovvero radice di 5 che è 5, diviso radice di 169 che è 13, infatti se fate 25 di 144 viene 169 diviso 169 che è proprio la relazione fondamentale, ovvero sen quadro più cos quadro pari a 1. E allora abbiamo trovato a questo punto che questo è 5 tredicesimi per 2 per R uguale 40, mettiamoci una freccia qua, questa è la nostra equazioncina, equazione dell'incognita R, che non conosciamo ovviamente in questo caso R, infatti ci chiedono di determinare il raggio della circonferenza circoscritta, ecco. Quindi R, chi è? R vale 40 diviso 2 per 5 tredicesimi. Allora, 2 per 5 tredicesimi è un 10 tredicesimi, 40 diviso 10 è 4, viene un 4 per 13, ovvero un 52 centimetri, infatti quello è il risultato, R o D, il raggio, misura 52 centimetri. Anche questo problema, veramente facile, lo abbiamo risolto applicando ancora una volta il teorema della corda. Il quadrilatero ABCD è inscritto in una circonferenza di raggio 5 e AC uguale 8. Calcola seno, coseno e tangente degli angoli B e D, supponendo che il vertice B si trovi sul maggiore dei due archi di estremi A e C. Disegniamo, come al solito, la consueta circonferenza e vediamo di rappresentare il nostro
ad esempio su un trapezio, quadrilatero qualsiasi, inscritto in questa circonferenza, diamo le lettere seguendo le indicazioni A, B, C, D. Supponiamo che questo sia il centro, mettiamo un puntino, centro O, e questa è AC. Ci danno non a caso. AC che misura AC che misura 8, chiedo scusa. 5 è il raggio. Bene. Perché ci dicono che... ci chiedono il coseno, seno, tangente di questi due angoli. ABC e ADC. B e D possiamo indicarle. Poi ci dicono, supponendo che il vertice B si trovi sul maggiore di due archi, infatti vedete che, eccolo qua, questo è l'arco maggiore, e ovviamente, quindi stiamo supponendo che questo è maggiore di questo. Quindi vuol dire che questo sarà un angolo acuto e quello sarà un angolo ottuso, anche se sembrerebbero uguali. Quindi B è un angolo che sta nel primo quadrante e D staremo nel secondo, immagino, no? Allora, come si fa? Beh, per determinare, intanto determiniamo il seno di ABC e il seno di ADC, che ovviamente saranno uguali, perché parliamo di primo e secondo quadrante, angoli acuti e angoli ottusi, ma il seno del primo e secondo assume seno di un angolo uguale, perché siamo nel primo e nel secondo. Applichiamo il teorema della corda, dicendo che AC, in questo caso, la corda AC, è pari a 2R, seno di, io lo scrivo meglio, ABC, sarebbe il seno dell'angolo in B, ma AC è anche 2R seno di ADC. Ovviamente per quanto riguarda il seno la misura sarà lo stesso, il coseno uno sarà positivo e l'altro sarà negativo, così come la tangente che è positiva nel primo e negativa nel secondo sarà positiva qui e negativa lì, semplicemente questo è il problema, niente di che. In questo caso ovviamente l'incognita è seno di ABC e in questo caso verrà lo stesso, come vedete, come nel un problema che abbiamo svolto in precedenza. Solo che uno è un acuto, l'altro è ottuso, ovviamente. Vi ricordo che gli angoli devono essere, ovviamente, parliamo comunque di angoli supplementari, no? Ricordo che, ovviamente, parliamo di l'angolo in B e l'angolo in C, l'angolo in B e l'angolo in D. Allora, il seno di ABC, quindi, è in questo caso AC diviso 2R, è ovviamente AC diviso 2R. Se fate i conti, viene un 8 decimi in entrambi i casi. Semplificato ci dà il seno di B è 4 quinti uguale al seno di D. Non così accadrà per il coseno di B, vediamo chi è. Beh, se 4 quinti è il seno di B, ovviamente facendo 1 meno 16/5 viene un 3 quinti, perché un 9 più 16 fa 25, 25 più 25 è 1. Vi ricordo che se è un quadro B più cos quadro B, per la prima relazione deve essere 1, quindi questo è 3 quinti. Ecco la differenza, che nell'altro angolo il coseno di D è 3 quinti ma col meno davanti. Beh, è molto semplice a questo punto trovare la tangente di B. La tangente di B è seno su coseno per la seconda relazione fondamentale della geometria. Quindi, come vedete, è 4 quinti su 3 quinti, quindi è un 4 terzi. Infine la tangente ovviamente di D non potrà che essere 4 terzi ma col meno davanti. E infatti questi sono i risultati che ci fornisce il testo. Anche questo problema è molto semplice, abbiamo applicato due volte il teorema della corda, tenendo presente che questa diagonale AC di questo quadrilatero contracciato è comunque sta a rappresentare una corda della circonferenza. È una corda, è sempre la misura di una corda, è una circonferenza, è sempre pari, lo ricordo, al prodotto del diametro per il seno dell'angolo alla circonferenza insistente sulla corda stessa, e sia ABC che ADC sono angoli della circonferenza insistenti sulla corda C. Ecco qua.